Come può pensare che un sommergibile possa arrivare a Parigi? Un sommergibile tascabile, ma signor ammiraglio. Ecco, vede, mi sono permesso di fare un tracciatino. Sì? Guardi qui, risalendo la Senna e attraversando le fogne di Parigi, si arriva a Place Vendôme. Non so se signor ammiraglio, il computer ha indicato il nome del nuovo comandante del Gabbiano. Vabbè, ma perché si agita così? Perché... Perché che? Perché... Cosa? Io? Camarada. Signor ammiraglio. Io mi rendo perfettamente conto della sua paterna apprensione nei miei confronti. Non è paterna. Ma la prego, fughi i suoi timori. Signor ammiraglio, ho l'onore di assumere il comando del Gabbiano. Del Gabbiano? Ma guardi che il Gabbiano è una nave vera. Col Cassero? Col Cassero e col Papa Fico. E quanto stazza? Quanto stazza? Per stazzare stazza. Quanto stazza stazza? Quanto stazza stazza, purché stazzi. No, io il cervellone lo rompo. Eh sì. Io lo rompo. Io il cervellone lo rompo. No, ho detto che lo rompo e lo rompo. Signor ammiraglio. Dico, ma siamo certi che Cammarata è stato designato comandante del Gabbiano? Siamo certissimi, signor ammiraglio. Il computer l'ha ripetuto due volte. Ma allora è colmo. Questa è la fine. Questo è il crollo. Ma il Gabbiano è solo un rimorchiatore con 8 uomini d'equipaggio. Ma che significa? Cammarata non può comandare nemmeno un salvagente. Nemmeno un salvagente può comandare Cammarata. Nemmeno un salvagente. Ma lei non aveva fatto Karakiri? Oh, no, signor ammiraglio. Io solo sono nato, ma non sono pezzo.